Anche Monfumo è tra i 7 comuni che il 5 giugno andranno al voto. Due i candidati che si sfideranno per diventare sindaco, Luciano Ferrari per Nuova Monfumo e Rodolfo De Paoli con Lista Civica per Monfumo. Ho deciso di correre per dare continuità all'azione amministrativa. Dalla mia, se vogliamo, c'è il fatto che non sono a digiuno di politica, quindi 20 anni che... Ho 10 anni alle spalle di sindaco, 5 da assessore, altri 5 da consigliere comunale, quindi credo che l'esperienza sicuramente possa fare anche la differenza. Una decisione che va assolutamente al di là degli interessi personali. Io non sono del paese, quindi non ho nessun interesse particolare da difendere, non ho parentele, non ho terreni. Non è una questione di interesse, ma solo una volontà di provare a fare qualcosa per il nostro paese, un paese bellissimo che ha solo bisogno di essere aiutato a cambiare. Quali i tre obiettivi che i due sfidanti si prefiggono entro l'anno? Siamo in una fase molto delicata per questo comune, un po' per tutti i comuni in verità, ma soprattutto per quelli più piccoli, ci vede carenti di personale, ci vede con i bilanci ingessati dai patti di stabilità e dalle norme che regolano la contabilità, e quindi noi saremo per forza costretti in tempi brevissimi a cercare di prima ripristinare i servizi interni e dopodiché inevitabilmente cercare unioni o collaborazioni con altri enti esterni, perché altrimenti qui il comune rischia di implodere. L'approvazione del piano degli interventi, che non è stato possibile approvare con l'amministrazione passata, e quindi quello andrà sicuramente portato a termine. Ricostruire il tessuto sociale con l'aiuto delle donne e dei giovani che sono in lista con noi. E quando parlo di tessuto sociale mi permetto di fare un riferimento anche alla nostra scuola, che è una punta di eccellenza del paese, che naturalmente vogliamo fare di tutto per conservare, per migliorare ai livelli, ripeto, di eccellenza che ha raggiunto. Ma perché i cittadini dovrebbero dare il loro voto? Prima di tutto perché io sono del posto, sono nato qui, mi conoscono, sanno già come ho amministrato negli anni scorsi e come mi muovo, quindi proprio il fatto dell'esperienza secondo me dovrebbe tranquillizzare le persone che mi conoscono. Innanzitutto per uscire da questo stallo in cui il paese è fermo da una ventina d'anni, visto che le amministrazioni che si sono succedute sono state praticamente l'una la figlia dell'altra. Poi, come ho detto prima, per la volontà di provare a uscire da questa situazione e di far crescere, di esportare Monfumo, il suo territorio bellissimo, le sue peculiarità e l'ambiente che abbiamo.